Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Dungeons. Ragazzi, mi vedrete un pochino cambiato perché ho lottato e il mio personaggio ora ha qualche equipaggiamento in più. Ma andiamo subito ad iniziare la partita così vi posso spiegare tutto. Prima di ciò, mi raccomando, lasciate un like per il mio pollettino qui di fianco. Eccoci qui ragazzi, allora, ho lottato un pochino di chest dal villager qui e sono riuscito a trovare dell'equipaggiamento davvero interessante. Vi faccio vedere che ho questo nuovo spadone molto bello, ho questa armatura molto forte e anche una balestra da provare. Devo dire che sono messo abbastanza bene ora, per la nuova missione questo sarà il nuovo equip. Se volete vedere che altro ho trovato, ho registrato la parte di live in cui ho aperto più di 1400 smeraldi, qualcosa di chest, qualcosa del genere, e trovate il video già sul canale di Ezalb Nere, che è il mio canale secondario, trovate in descrizione. Oggi andremo a fare la missione del Canyon Cacti. Voglio ovviamente finire questa parte di mappa prima di avventurarmi nell'altra parte, anche se già stiamo sbloccando qualcosina. Considerata la mia potenza, temo di dover già andare sul livello 5, quindi iniziamo a fare sul serio. Ma leggiamo la storia. Per raggiungere il deserto bisogna prima passare attraverso i tortuosi sentieri del Canyon Cacti. Si tratta di un'intricata rete di tunnel, abissi e caverne in cui anche gli avventurieri più esperti si sono persi. Chi vuole sopravvivere a questo labirinto sabbioso dovrà affidarsi esclusivamente al proprio ingegno. Ce l'abbiamo dell'ingegno? Scopriamolo. Canyon Cacti. Allora, dall'anteprima non mi sembra la migliore delle mappe, ma vediamo. L'arciabitore vuole evocare eserciti di non morti, con il potere che risiede nelle profondità dell'antico tempio del deserto dimenticato. Tuttavia, trovare il tempio è di per sé un'avventura. L'ingresso è nascosto da qualche parte in questo canyon. Un esteso labirinto, ricolmo di creature maligne e segreti perduti. Ok. Devo dire, l'atmosfera di questo bioma, di quest'area, mi sembra un po' meno ispirata, anche se questa terracotta la vorrei nel gioco. Guardate che figo questo blocco. Abbiamo già una chest qui dietro. Andiamo subito a prendere. E c'è già una TNT, ok. Direi anche di evocare subito il Giuliano, mentre guardiamo anche un po' la mappa per capire come muoverci. Ok, questa è un'area dove non possiamo andare. Va bene ragazzi, prima di cominciare vi voglio dire che stasera sarò in live, come sempre, alle 20:30. Non faremo Minecraft Dungeon, però venite lo stesso perché ci sarà l'evento di costruzione, il contest di costruzione per decretare la più bella del server. Ci saranno degli ospiti speciali, sarà un bellissimo evento. Allora, credo di dover schiacciare questa cosa. Nuovo obiettivo, trova il tempio. Abbiamo attivato una sorta di beacon bellissimo che ha attivato questo ponte. Qua non c'è altro, quindi possiamo pure proseguire. Siamo pronti, siamo carichi. Devo provare il nuovo equipaggiamento che ho per il mio personaggio. Quindi non vedo l'ora. Ok, aspetta. Aspetta un attimo. Cos'è questa accoglienza con 3000 mini zombie? Ehi, iniziamo male. Iniziamo molto male. Allora, fai fuori. Mamma mia, ragazzi. Scusate, cioè, non so se avete capito quanto è forte questa armatura con l'incantamento elettrizzante al 3. 130 di danno arrollata, raga. E anche questa balestra sciotta. Mamma mia, ragazzi. Sono diventato davvero molto forte, ve lo dico. Allora, qui c'è una gerettina. Prendiamocela subito. Fatemi sapere se vi piacerebbe anche nei video vedere un pochino di chest opening con i vari smeraldi. Ho fatto ironicamente quello più grande d'Italia, anche se probabilmente non lo è, sul canale di Ezalb, il video di cui vi parlavo prima, appunto. Però, boh, è fico lo aprire le chest. Sono tipo delle loot box, ma con i materiali soldi in game, quindi non c'è niente di nocivo. Non è una cosa tipo tossica. Allora, vai, iniziamo a far fuori questi odiosissimi pillager. Devo ricordarmi che adesso ho una balestra che sciotta chiunque. Cioè, guardate che roba. Non hai neanche bisogno di caricare il colpo. Lei è intanto sciotta. Certo, hai poche frecce a disposizione, come vedete. Però vi faccio vedere una cosa. 69 danni a distanza, direi anche il Limao. Guardate la barra della potenza. È al massimo. Cioè, tipo, che meglio di così non puoi fare. Invece questa spada, l'effigie di Falco, che è molto bella. Non so ancora se incantarla, Però la voglio provare con voi e capire bene quanto vale, se vale la pena appunto usarla. Probabilmente le frecce le devo un po' risparmiare. Tanto ho anche
la rollata che sciotta, quindi chi se ne frega. Ok. Pozione di forza. Rolliamo addosso il creeper. Beh, ragazzi, devo dire che con questa spada comunque si fanno delle grandi kill anche sulle orde, eh. È praticamente uno spadone. Che non ha potuto prevenire la mia sbadataggine, certo. Ok, loro sono armati, quindi non posso shottarli. Però, ragazzi, cioè, ha un bell'area di... diciamo, di effetto. Una portata, ecco, la parola giusta è portata. Inoltre fa un ottimo danno, prende ad area i mob e ha un attacco che, come avete visto, va a tirare una stoccata. Quindi il terzo colpo che fai è una stoccata. Quindi è molto comodo, oltre che molto potente. Ok, cerchiamo di portarci avanti così. Rollatina e li shottiamo tutti. Rollatina, tac, freccettina e balestra che andrà riciclata sicuramente. Devo andarci piano con le frecce, ricordarmi che non ce ne sono così tante. Ok. Allora, tanto Giuliano, richiamiamolo perché apparentemente era stato killato, poverino. Tac. È comunque alto il livello del che stiamo affrontando, siamo al livello 5, Quindi considerate anche questo. Boom. Per questo i mob sono molto resistenti. Se facevo il livello 4, che era consigliato, io credo che con la spada li avrei shottati tranquillamente. Ed è comunque simpatica la cosa che questo incantamento che ho fa più danno. Aspettate, facciamo boom, l'esplosione delle anime di nuovo. Ci liberiamo di un po' di nemici. Stavo dicendo, la rotolata che ho con l'armatura, quindi l'incantamento dell'armor, fa più danno dell'arma stessa. Una cosa impressionante, ragazzi. Vai, vai. Nella mischia. Boom! Esplosione. Purtroppo adesso non ho molte anime con me. Dobbiamo stare attenti. Rotola! Ok, cane, cane. Oddio, la pecora mi stava fregando. Non ci credo, raga. Ho livellato nel momento giusto. Avevo uno sputo di vita. Vabbè che li avevo battuti con la rotolata, credo. Quindi per quello ho livellato. Ci sono andato vicino a perire, eh. Devo stare attento. Bam. Ok, ragazzi. Direi di buttare nel... Ma quanti sono? Cioè, stavo un attimo ragionando sul... Cioè, scusate. Non vi sembra di esagerare un po'? Va bene tutto, ma... io sono da solo qui. Sono tantissimi. Allora, dobbiamo far fuori gli arcieri che possono darci davvero fastidio. Boom, anche lui. Via. Rotolatina, tattica. Ok. Quella melina mi serve assolutamente. Ne droppano tanti di item di cibo che mi aiutano a curarmi anche quando sono a corto di cure. In realtà adesso la pozione ce l'ho, quindi siamo a posto praticamente. Va bene, ce l'abbiamo fatta a ripulire tutto? Sì, quasi. Ok, e qui troviamo armatura dello speleologo di nuovo. Mi sa che questa armatura del lupo però non me la toglie più nessuno, ve lo dico, è troppo forte. Ok, possiamo pure continuare. Questa sarà una zona secondaria, vero? Direi proprio di sì. Ah, ok, giarettina tattica. Tra l'altro, vediamo un attimino. C'è un segreto solo nella mappa. E quattro forzieri, va bene. Quindi niente di infattibile, sicuramente. Questo item, quando sei in mezzo un'orda e sei in difficoltà, è letteralmente OP. Per questo ho tolto il beacon. Praticamente questo è un libro che evoca le anime assorbite e le usa per uccidere i nemici. Cioè è una roba mega creepy oltretutto, mega cattiva. Però ci sta un botto. Ok, recupera tutto. Direi assolutamente di buttarli lì questa TNT. Across the map. Lui lo shottiamo. Lui lo rolliamo. Esplosione.
E si va avanti così. Creeper shottato. Ottimo. Allora, qui non c'è niente, quindi posso proseguire a questa parte dove però la zona secondaria sta per finire. Quindi ci sarà qualcosa? Ci sarà una chest? No! Ovviamente, vicolo cieco. La cesta l'avevamo già trovata, quindi era abbastanza inutile, però ci volevo provare. Va bene, torniamo indietro ragazzi, no problem. Intanto sto facendo esperienza con questo nuovo setup. Mi sento fichissimo con questa spada in mano, eh. Questa spada che ho droppato, tra l'altro, è un item unico. Quindi ho avuto particolare fortuna a trovarla, perché è uno spadone. Io punto ad avere uno spadone nel gioco, o una claymore, che ho visto che esiste tra le varie armi. E finché non la trovo, diciamo che già avere questa mi fa molto piacere. È un'ottima arma ed è esteticamente molto bella. Mi sento davvero fico. Allora, lui lo dobbiamo levare, che può essere davvero rognoso alla lunga. Ok, vedete, quel coso lì evoca dei totem, si potrebbe dire, che dopo un po' di tempo esplodono. Ed alcuni ti intrappolano anche. Allora, noi passiamo rotolando. Così. Guardate, guardate. Mi hanno intrappolato. No. No, non puoi. Ma che trollata. Mi ha intrappolato e mi ha fatto esplodere. Vedete? Cioè, questo è un mob assurdo. Che poi come faccio a raggiungerli? Sono tutti in alto. Devo capire come fare a salire. Mamma mia, appena vi piglio, siete finiti. Ve lo giuro. Avrò la mia vendetta. Allora, devo capire. Ci sarà sicuramente il modo per salire lì sopra. Per forza, ragazzi. Alimenta i fari, intanto. Ok, devo attivare questi fari in modo da... da aprire un ponte, immagino. Ok, creeper. Se mi piglia il creeper a metà vita... sono morto, praticamente. Ecco appunto. Devo stare molto attento. Ok, ho fatto un taglio tattico perché, ragazzi, ho girato come uno stupido. Non mi ero accorto che era qui la salita, molto semplicemente. Quindi attiviamo pure il primo beacon. E iniziamo a... mamma mia, questo mob. Quanto sei molesto. Adesso lo troviamo, ragazzi, lo troviamo. Lo eliminiamo tantissimo. Questa è l'ultima cosa che fa... lui si è incartato un botto. Ma anche te, cosa ci fai lì sopra? Scendi. Ok. Attivato anche questo faretto. Ce ne sono altri due. Ok, ve l'ho detto che vi avrei presi. Dove siete? Eh? Dove siete, maledetti? Te lo dissi che sarei arrivato a vendicarmi. Ecco l'altro faro. Tac. E l'ultimo è qua sopra, ovviamente. Beh, sto cercando di risparmiare quante più frecce possibili, ma questa balestra sciotta, e ne ho comunque 83, cioè voglio dire, possiamo usarle. Ci sono un sacco di smeraldi che sono caduti sotto, rip. Tanto, ponte attivato, credo tempio trovato, qui c'è un segreto? Ovviamente. Ah, ok, mi stavo prendendo malissimo. Tra l'altro arco lungo che non avevo ancora trovato all'interno del gioco. L'avevo trovato nella beta, quindi diciamo che è nuovo. Ah, per un attimo l'ho visto droppare nel vuoto e ho detto, ma scusa, cioè, non mi sembra molto carino. Io lo volevo raccogliere comunque. Cos'è? Una zona far west? Uccidi subito quei tipi lì che potenziano... magari se littiamo i nemici possiamo anche... oh! Fantino degli mi ha fatto il trappolozzo i cavalieri dell'apocalisse, raga! Non ci credo! Che figata! Cioè, figata sì, però nel senso, non voglio neanche morirci. Se possibile. Sciotta, sciotta con la balestra. Approfittiamone, l'abbiamo risparmiata. C'è il trappolozzo, hai capito? Che bella idea fare la mini boss fight così. Lui mi fa un po' di pena, poverino. Non dovrei tipo fare i complimenti perché mi hanno appena fatto prendere un mezzo infarto, però ci stava un sacco come cosa.
E sto rivalutando l'area, eh. Devo dire che è molto più bella del previsto questa zona. Ok, allora qua conviene accumulare un bel po' di gente e fargli la sorpresona. Eh sì, mi dispiace, è così che va la vita. Rolliamo. Spadina, non voglio farmi colpire. Va bene, adesso possiamo pure chiuderla. Ok, ragazzi, molto bene. Ovviamente il tipo con il libro, vi ricordo, è sempre quello che va killato per primo, ragazzi. Non ce n'è. Oppure ve la farà pagare. Lì c'è anche un mob potenziato, mi sa. C'è il maiale! Uccidi il maiale! Killalo! Loot! Loot che... No, vabbè, creeper potenziati? Ok, sono riuscito a hittarli con la TNT, grazie al cielo. No, loro... Guarda, non avvicinatevi proprio. Utilizzo tutte le frecce che ho, ma... Voi non dovete proprio avere niente a che fare con me. Neanche per sogno. Questi sì che erano pericolosi. Ce n'è un altro, ragazzi. Via, via, non t'avvicinare. Creeper sono già belli rognosi, figurati potenziati. Ok, raga. Le palme! Raga, lo devo dire anche oggi. Perché non mettete queste oasine? Dannazione a voi. Nel gioco vanilla, che vi costa farci contenti? Metteteli. Mettete tutto nel gioco vanilla. Guardate che bella vegetazione che c'è. Questo bioma sì, è partito... Che era abbastanza bruttarello. Però in realtà adesso... Si è salvato. Una bella location. Direi di sì. Ok, possiamo andare avanti, ragazzi. Vi ricordo che... Non mi sto soffermando molto nei dettagli. Durante le live... Amplio molto l'esplorazione. E cerco di... Essere anche più accurato. In modo da trovare tutto. Ok. Esplosione delle anime. Un'altra volta. Ma sì. Perfetto. Fai fuori lui. Scheletro. Altro scheletro. Ragazzi, dovremmo essere arrivati al tempio. Lì c'è una chiave. Devo trovare una chiave per passare. Guarda qui. Sì. È la prima volta che trovo un cancello di questo tipo. Eccola! Ok, aspetta. Devo riuscire a eliminare questi qui. Ok. Stando molto attenti. Ce la dovremmo fare. E c'è un altro cancello pure qui. Ma che bella sta area, raga. Ok, devo capire come aprire... Probabilmente la chiave che ho visto apre il cancello giallo, però, a sto punto. Di qua potrei trovare una chiave azzurra. Forse devo andare nella parte azzurra. Ecco, sì, guarda qui. No! Che troll! Ovviamente non poteva non esserci lui. Sopravvivi all'imboscata! Maledetto. Maledetto, ci ho creduto tantissimo. Mi ha illuso un botto, raga. Va bene, non è un problema. Questa era la tua imboscata? Cioè, tu pensi di fermarmi così, arcebitore? Ci credo che perderai malamente. Eccola. Colpendo la chiavettina la puoi raccogliere e ce l'hai sulla schiena. Guardate che figata. Così mi faccia passare, che io qua ho una chiave. Devo andare assolutamente ad aprire il cancello, quindi non rompetemi le palle. Armatura del mercenario. Questa non ce l'avevo, raga. Top. Ed eccoci qui. Devo aprire questa porta. Aspetta. Dov'è la chiave? L'ho persa. Come ho fatto a perdere la chiave? Rollando? No. È stata colpa di uno di sti cosi, forse. Non lo so. Ok. Trova la chiave d'oro. Wow, siamo... Possiamo entrare. Ce l'abbiamo fatta. Allora, dobbiamo subito killare lui, ovviamente. Questo dannato snitch che li sta potenziando tutti. Lascia stare il mio cane. Ok. Qui siamo praticamente nel tempio, quindi. Tempio segreto, il tempio nascosto. Possiamo attivare il ponte.
Come abbiamo già visto, là dietro c'è la chiave che cerchiamo. Giuliano, stai attento. Ok, ci curiamo. Chiave. E si torna indietro. Ah, appena prendi la chiave ti si attiva un altro trappolozzo. E la chiave torna lì. Cioè cerca di scappare, chiaramente. Non devo farmi colpire, quindi? Immagino sia questo il senso. Ok. Vabbè, io vado di frecce, mal che vada. Il cactus non mi fa danno, per fortuna, perché ci sono andato addosso come un cretino. Dai, vieni che elimino anche te. No problem, bro, no problem. Vieni qui, non scapparmi. T'ho detto vieni qua. Allora, ragazzi, questa roba è una bellissima feature, diciamo. Un po' semplice a questo livello, però promette bene, cioè può essere interessante. Vado? Vado. Ragazzi, sono pronto. Esplosione. Pensavate di farmi la trollatina voi, invece. Guardate come entro e spacco tutto subito. Va bene, raga, va bene. Ok. C'è un bel po' di gente, diciamoci la verità. Ma non è un problema, ragazzi. Ormai siamo davvero molto forti. Questa armatura. Sì, comunque sia, qualche aiutino dai manufatti non guasta. E potremmo anche iniziare a pensare di utilizzare un pochino di più le frecce. Ok. Altre frecce, direi che ci siamo assolutamente. Pozione di rapidità. Ok, cerchiamo di non farci hittare troppo perché siamo davvero a corto di vita in questo momento. Stiamo rischiando tantissimo. Lui ce lo leviamo subito. Ah, l'ho missato. Ok, tra poco abbiamo la cura, raga. Perfetto. Beh, allora, questa balestra, oltre ad essere potente, ha un'altra feature che mi fa impazzire. Che è il fatto del knockback. Riesce a knockbackare la gente, cioè i mob, e buttarli giù dai dirupi. Quindi anche se hanno molta vita, tipo quello di prima era uno scheletro armato, io l'ho hittato, è volato di sotto. E fine del discorso. E qua, temo che ci possa essere una boss fight. Mi sa di zona da... Ecco. Vediamo che succede. Trappolozzo. Sopravvivi all'imboscata. Ok, sì, è un trappolozzo normale. Niente boss fight, almeno per ora. Me ne aspetterei una entro il finale, eh. Tutto qua. Queste imboscate non sono niente di che, zio. Te lo dico. Ah, c'era rimasto uno scheletrino. Oh, ok, non era finita, apparentemente. Non è un problema. Non è un problema. Potrebbe diventarlo. Stiamo attenti. Oh, questo è un problema. Questo è definitivamente un problema, invece. Ok. Ce ne sono tantissime di orde. Dobbiamo stare molto attenti. Cane, mi servi come distrazione. Scusa se te lo dico, ma... Allora, via gli arcieri. Devo essere io l'unico arciere qui. Tenere tutti lontano e hittarli così. Via. C'era mica un creeper? No, ok, ce l'abbiamo fatta. Entra nel tempio. Perfetto. Sì, probabilmente c'era anche un creeper da qualche parte, ma... Ce la siamo cavata. Ok. No, vabbè, ma è il tempio del deserto! Però è quel tempio del deserto, è la piramide. Però molto più bella. Vittoria. Ah, finisce così. Hai trovato l'antico tempio del deserto. Ok, pensavo che ci fosse qualcosa di più. Chissà quali verità non ho letto. Beh, quale verità e tesori nascondo, immagino.
97.639 danni inflitti, 100% di cassa aperte. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro. E troviamo un altro faro corrotto, ma di livello 25. Eh beh, non è per niente male questo. Allora, ragazzi, a questo punto, faro corrotto 25. Direi che questo lo possiamo pure togliere. Questo fa 181 danni al secondo. Ok, beh, insomma, niente male. Poi possiamo pure riciclare una e due. Questa è nuova. Molto carina, tra l'altro. Però direi che noi ne abbiamo una decisamente migliore al momento. Abbiamo poi il nuovo arco lungo. Ne ho ben due. Vabbè, poi finisco di riciclare da solo, comunque. Di armi siamo già a posto così. Avevamo già tutto quello che serviva. Va bene. Dovrebbe esserci una cassa con gli smeraldi da qualche parte. Per il resto, ragazzi, abbiamo sbloccato appunto il Tempio del Deserto. Quindi il livello che abbiamo fatto va da qui fino alle porte del Tempio, che ora l'abbiamo davvero sbloccato. Perfetto, ragazzi. Prima di proseguire dovremo fare anche i pascoli di zucca. Vi ricordo che sono in live stasera alle 20.30 e che, vabbè, Dungeon esce tutti i giorni sul canale finché non completeremo il gioco. Quindi, ragazzi, detto ciò, un saluto da Iron Blaze. Ci vediamo presto. Ciao a tutti!